Hola! Buongiorno, questo è un nuovo vlog. Sono le 9:30 e oggi devo fare tantissime cose, a partire da una torta. Devo fare l'Oreo Dream Pie perché devo fare una sorpresa a una persona e spero gli piaccia. E niente, sono le 9:30 e mi sono già truccata, mi sono già preparata, sono anche un po' indietro con i calcoli perché dovevo fare assolutamente un sacco di cose. Volevo registrare un video e alla fine sto facendo un vlog perché un video non riuscirò a mettermi lì e a fare un video. In ogni caso, ora voglio portarvi con me in questa bellissima giornata. Sono a casa da scuola, è mercoledì. Sono a casa da scuola perché facevo un'autogestione, quindi meglio stare a casa da scuola. Ed era anche il mercoledì prima delle vacanze di Pasqua, quindi faccio un giorno in più. Così faccio un po' di cosine anche per voi. Io spero di stare inquadrando bene perché ho una nuova telecamera, non so cosa sto facendo. E niente, vi porto con me. Allora, innanzitutto io mi stavo truccando qua. Con tutti questi trucchi qua. Oggi ho utilizzato l'illuminante di Jeffree Star. Niente, ora mi metterò qui. Che ore sono? 9:30, vedete? 9:30. Questa sono la mia agenda per... Oggi devo fare tutte queste cose qua. Perché sono indietro. Devo fare questa torta. La tengo qua di fianco a me e qua avvenirà il progetto torta. Questa è la situazione. Ci ho messo 12 anni per trovare questa cosa. 12 anni, 12. Ho dovuto svuotare tutto quel cassetto là, tutto sto cassetto qui, tutto. Per trovare questo ci ho messo 12 anni, 12. Cioè voi non potete capire. Sto pesando tutto, sto facendo sciogliere il burro qui. E niente, tra un po' mi guardo dei video perché se no non mi passa più il tempo. Allora, questa è il cioccolato con la panna. Adesso cerco di farvelo vedere. E lo sto sciogliendo appunto. E nulla, ho già fatto la prima base che adesso è in frigo. E ora dovrei andare a lavare questa robetta qui. Ta ta ta. Andiamo a lavare questa robetta qui, poi continuiamo. Cioè, no, rega, impazzisco. Paperone, però. Qui c'è la gelatina, cioè, quanto è bella. Oh mio Dio. Quanto è bella. Impazzisco. Impazzisco. Qua sto scaldando la panna, perché devo andarla a sciogliere qua dentro. E qui, tu, c'è il mascarpone. Quanto è buono. Mio Dio. No, vabbè, poi vi farò vedere il risultato finale. Io ragazzi direi proprio ciao mondo, cioè questo è il mascarpone con la gelatina e la panna montata. Cioè, io lo mangerei a cucchiaiate, poi non so voi. Cioè, guardate qua. È veramente perfetto. Non penso di aver mai fatto un dolce così bello. Guardate qua. Cioè, mio Dio. Ciao mondo, ciao. Gusto? Ehi! Hey. Ciao! Ciao! Ragazzi, cioè, ci sto mettendo troppo. Sono qua dalle 10 di mattina e sono dalle 9:40 di mattina, anzi, sono le 11:42 e non ho ancora finito perché è lunghissima questa preparazione, ve lo giuro. Qui abbiamo, cioè, ho già messo dentro il cioccolato fondente a questo composto di mascarpone, panna e zucchero e in questo qua invece che è i 2/3 del completo impasto, chiamiamolo, ci devo andare a sciogliere a bagnomaria questo cioccolato bianco. Il bagnomaria è già lì, ta ta ta. Pronto. E qua c'è sempre più roba da lavare. Bah! Oh mio Dio. Cioè, raga, a voi non viene un po' da piangere? Questo è solo il fondo. Ora devo, come è scritto qua, spezzettare questi quella col mascarpone e il cioccolato bianco e tutto. Mettere nella sac à poche sia quello cioccolato e sia quello al cioccolato bianco con gli Oreo. Bam bam bam, e poi bam! Cioè adesso ci provo. Mi viene un po' da piangere. Ci provo. Ok, raga, adesso il mio più grande terrore, l'ho messo un po' in frigo, intanto che faccio la copertura finale.
Perché ho il terrore, ve lo giuro, che una volta che io apro questo stampino qua, tutta questa cosa mi faccia per terra e cioè ho il terrore, ve lo giuro. Nel caso diventerà un budino all'Oreo. Veramente terrore, ma cioè, adesso sono le 12:06. E oh mio Dio, questo è un vlog su una torta, però è una torta bella, ve lo giuro. Cercherò di fare il meglio possibile sulla copertura per renderla bellissima. Ragazzi, è finita. E ho tolto lo stampo. Non mi azzardo a togliere la carta da forno perché vedo che tende a cadere un po'. La metto un bel po' in frigo, poi quando è ora di mangiarla direi che tolgo questa. Comunque non sta male nell'insieme. Cioè, oh mio Dio, ragazzi, vedete che ci sono gli Oreo. C'è la cioccolata, strato di Oreo bianco, sotto c'è quello il cioccolato e la base di Oreo. Ta-da! C'è no. Lega, mamma mia. Allora, ho finito la torta, ma ovviamente io. Questa è la mia postazione. Sto mangiando l'insalata e questa robetta qua che vedete è seitan, non so se conoscete, è un cibo vegetale, praticamente è una sorta di cotoletta però per i vegani e vegetariani, a me piace. Non sa da molto, ma con l'insalata e il condimento è molto buono. E sto guardando, anzi finendo di guardare questo video qua che è un Get Ready With Us di Chiara Moneta e Pink Lady 97. Quando ho finito questo, sceglieremo insieme una serie TV da continuare perché voglio assolutamente continuare qualcosa. Qui sono le 12:45, quindi diciamo che tra un po' mangio, condisco questa bellissima insalata e vado a mangiare. Allora, stavo scegliendo appunto la serie TV da guardare. E alla fine penso che opterò per questa che è una nuova serie TV per me, ma c'è già da un po'. E questa qua è La Città di Carta, non so se voi la conoscete. E appunto volevo iniziarla perché hanno detto moltissimi che è bellissima. E comunque ha solo una stagione da 13 episodi, come possiamo vedere qua. E niente, io la inizierei andando per l'episodio 1. Questa non è qui perché guarda serie, non so se voi conoscete questo sito, ma è un sito gratuito. Non guardate la mia unghia morta perché vedete che le altre sono molto più carine. Questa si è rotta insieme all'altro pollice. Qua ci sono 3000 cose da chiudere prima di vedere questo santo di serie TV, no? Però poi parte. Originale Netflix, ce la guardiamo un po'. Se l'avete guardata, ditemi se vi è piaciuta. Cioè, questi si conoscono appena e già si baciano. Quindi, vabbè, comunque io ho mangiato, ho bevuto e ora dovrò farmi lo yogurt perché seguo un regime alimentare che devo mangiare questo yogurt con dei cereali apposta e ora me lo faccio e finisco il mio pranzetto. Ta-da-da! Yogurt, cremoso Müller al cocco, col cucchiaino e niente. Vado a mangiarmi lo yogurtino. Faccio danni perché voglio fare tutta la figa, la youtuber figa che cioè, sa fare le cose guardando, non guardando ma dalla telecamera e invece poi faccio i danni. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Siamo dei cani stanchissimi noi. Il cagnone che c'è fuori! Così mi caghi, eh? Brutto fetente. Appunto. Guarda che cagnone! Questa è la mia routine. Sì, abbaia. Fatti valere. Fatti valere. Volevo assolutamente vedere un film di Barbie perché mi sono accorta che non l'ho mai, 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 mai visto. Quindi è Barbie il segreto della moda, mi sembra, o la magia della moda. Quindi volevo iniziarlo anche se so che non riuscirò a finirlo perché sono quasi le 2 e dopo devo portare fuori il cane. E altri programmi per oggi direi basta. Ho scaricato 2 episodi di Once Upon a Time, gli ultimi due, che devo vedere con mia mamma. Altre cose direi basta. A parte che per le 6:30 arriva il mio ragazzo per il quale ho fatto quella torta bellissima che adesso è in frigo.
E altro, basta, stasera dovrò cucinare anche per lui e per me e per mia mamma. E niente, avrei stasera delle prove di teatro di un corso che ho pagato, ma non so se riuscirò a portarmi dietro il mio ragazzo perché lui non penso voglia venire, anche se io ho pagato il corso, quindi mi sa che salto. E cioè ci proverò a dirgli, ehi, tu verresti con me a vedere il corso, ma penso proprio che per come è fatto non verrà. E ci andrà solo mia mamma, io rimarrò a casa. E quindi niente. Ah, voglio farvi vedere queste cose. Queste sono delle cosine che fa mia mamma, cioè ditemi se non sono belle. Sono delle fatine fatte con la... Questa qua non è stoffa, si chiama crepla, la gomma crepla, che col calore si apre praticamente. E ne fa di bellissime, sono una diversa dall'altra praticamente. Questa, cioè, è bellissima perché è mora, io adoro le persone more. Allora, ragazzi, ho finito il film di Barbie. Oggi è una giornata poco produttiva per me, perché a parte che mi vedo, ciao, e sto iniziando un altro episodio di La Casa de Papel, o La Casa di Carta, come volete chiamarla. Cioè, l'ho appena iniziato, come potete vedere qua. Mi è piaciuta veramente un sacco. E nulla. Continuo questo viaggio e adesso sono le 15:42. Si è spento lo schermo. Esatto, 15:42, grazie computer. E nulla, continuo a vedere questo episodio qui. Allora, niente, io smetto qua di registrare questo vlog perché mi sta tornando l'abbassamento di voce. Sono raffreddatissima, un gran tossone e non voglio continuare questo vlog, tanto comunque questa giornata è stata solo di serie TV e di cibo e di ricette. E devo cominciare a cucinare perché ho un sacco di cose da fare, devo fare i fagiolini, gli asparagi, il petto di pollo in pomodoro e sottiletta e prosciutto e altra roba, le patate al forno, devo fare tante cose, quindi voglio cominciare. In ogni caso, appunto, questa è stata una giornata poco produttiva sul lato magari di YouTube, ma vi ho portato con me una giornata un po' diversa. E in ogni caso, appunto, quando mi passerà questo mammone che ho, registrerò anche il vlog, il video degli acquisti del vlog del Cosmo Prof, appunto, dove sono andata ad acquistare il Cosmo Prof, farò un video inerente solamente agli acquisti. Quindi niente, io spero comunque che questo sia stato un video diverso dal solito. Se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su, un commentino, ri e ricordatevi di iscrivervi al canale se già non lo siete. Spero che vi abbia fatto piacere passare una giornata un po' diversa con me e vi mando un bacio.